Buongiorno ragazzi, le avete mai fatte le castagne cotte sul sale? Operazione molto importante, dobbiamo tenere in ammollo queste castagne per circa 2 ore. Facciamo anche lo spacchetto sopra, poi le coliamo, le sciacquiamo per bene sotto acqua corrente. Vi raccomando ragazzi, questa operazione è molto importante poiché dobbiamo far entrare umidità in questo guscio di queste castagne. Io qui ho utilizzato circa 500-600 grammi di sale doppio. Mettiamo in una padellina antiaderente questo sale, cospargiamo per bene per tutta la padella. Appoggiamo le castagne, dopo averle sciacquate le potete anche asciugare, ma non vi preoccupate perché tanto con il calore si asciugano da sole. Accendiamo a fiamma vivace sotto, vi raccomando, questo sale doppio farà da carbone, tipo carbonella, per cuocere queste castagne. Mettiamo anche un coperchio sopra che fa da conduttore di calore, come se le stessimo cuocendo al forno. Il totale di cottura di queste castagne è di circa 20 minuti. Voi ovviamente dopo già 10-12 minuti le castagne iniziano ad aprirsi e le facciamo la prova dell'assaggio. Vedete, si sono bruciacchiate sotto, che il sale sta facendo proprio come se le stessimo cuocendo sui carboni. Ovviamente scottano, farò una prova veloce dell'assaggio, devono stare qualche altro minutino, ancora non sono cotte. E quell'operazione lì delle 2 ore in ammollo in acqua sono a servire per far entrare umidità tra il guscio e la castagna, proprio per far sì che si toglie il guscio facilmente senza problemi. Vedete, arrivati a questo punto qui devono stare qualche altro minutino, dopo giusto 20 minuti di orologio ragazzi queste castagne sono cotte. Adesso le togliamo e le mettiamo in un canovaccio. Quest'altra operazione del canovaccio è molto importante poiché si faceva a metodo antico, come le nostre nonne, si chiudevano in un canovaccio, così l'umidità faceva aprire subito le castagne e le teneva anche belle calde. Ma questa operazione non serve poiché già abbiamo messo in ammollo per 2 ore. Vedete, le castagne sono ancora roventi. Adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Prima mi sono scottato le manine, non potevo farvi vedere, adesso sono un pochino più fredde, le posso aprire anche con una mano. Vedete, basta, è un poco scottano ovviamente, non è che proprio sono proprio belle fredde, però vedete come si toglie subito il guscio, la castagna è bella cotta all'interno. Vedete, ricetta semplicissima da fare, basta tenere 2 ore in ammollo e 20 minuti per la cottura. Bene, lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao!